forse avrò, come dire, una marcia in più. Allora, Anna Vasta è stata definita da Mario Grasso, che fa una prefazione di questa Sposa del Vento, questa introduzione, proprio lui la definisce la poetessa senza paradiso. E questa raccolta chiude una costruzione, è stato già detto, che è, come dire, inizia un labirinto quasi, che inizia con i mandati, dove il sentimento forte che viene espresso è la pietas verso vicende e personaggi, una pietas però che non è mai esternata o didascalizzata. Dopo i mandati la poetessa si esprime in quaresimale, è stato già detto, sono canti penitenziali che sono pervasi da un'allegria bacchica, ma che anche porta a una sofferenza. E sembra che questa allegria possa avere il dono di battere, di contrastare quello che è la lotta tra la vita e la morte. In Sposa del Vento l'allegria svanisce, si perde, come il fumo, si dissolve. Ed anche il demiurgo che è presente nell'opera precedente, anche lui preda del fato, a volte interrogato senza troppi veli, in fingardo, a volte anche ostile, sparisce, semplicemente non c'è più. In questa raccolta di versi il paradiso non è stato guadagnato, perché, a mio modo di vedere, anch'io non sono un'esperta, ma sono una lettrice di poesia, perché non c'è pacificazione degli opposti, e quindi non ci può essere paradiso se non c'è conciliazione dei contrasti. Ma al contrario di quello che potrebbe sembrare, l'artista, proprio attraverso la sua opera, invece ci sollecita, a mio modo di vedere, verso la ricomposizione.